Su questo canale è molto raro che escano video che non parlano di Pokémon, ma oggi facciamo un'eccezione perché è impossibile non parlare di Pokémon parlando di un gioco non Pokémon. Parliamo di Palworld, ovviamente, il gioco del momento, sta rompendo, frantumando ogni record di vendite. Al momento della registrazione di questo video siamo a 5 milioni di vendite veramente in pochi giorni. Viene definito come il nuovo Pokémon, anche se, avendolo giocato anche in live, il mio giudizio onestamente è che con Pokémon sì, ha delle creature, ma abbia poco a che fare, perché è più simile a un ARC, ci sono tanti elementi di un survival, ovviamente è un survival con, peraltro, elementi di Legend of Zelda, sì, e se vogliamo Legend Arceus, ma per quanto riguarda appunto quel che abbiamo detto, è la copia di Pokémon. Queste PAL creature sono effettivamente un plagio? Andiamola a vedere tutte, insieme, una per uno, e vediamo un po' se effettivamente di plagio si può parlare. Andiamo. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. Partiamo da Lumble, che io non riesco a non chiamare Vulu. Ecco ragazzi, qui il plagio sembra abbastanza chiaro. Ora io non so voi, insomma questa è una creatura che si vede fin dalle prime ore di gioco. Io sono blind, quindi sì, chiaro, nel preparare questo video ho visto molti PAL, però li vedo in maniera dettagliata per la prima volta. Peraltro ci tengo a accreditare anche PAL Deck, dal quale abbiamo preso le immagini per poter realizzarvi questo video. Ovviamente iscrivetevi al canale e fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, perché mi sa che seguiremo anche le PAL vicissitudini. Detto questo, io qui non mi soffermerei oltre, andrei al prossimo. Cattiva. Raga, qui chiaramente c'è molto di Pokémon, ci sono tanti Pokémon simili. I Pokémon sono oltre 1000, quindi vabbè, diciamo che è difficile anche talvolta non riuscire a fare un Pokémon o una creatura che non vada proprio in diretto plagio con un Pokémon. Nel caso precedente di Lumble è palesemente Vulu, qui dai, diamogli un po' il beneficio del dubbio, chiaramente è un Pikachu-like anche questo, mancano giusto le gotine, ma insomma sembra un po' un Eevee, ci sono varie cose, ci sarà un Eevee proprio palese, andiamo oltre. Poi, Chikipi, vabbè, qui Pokémon più Angry Birds, devo essere onesto, questo lo salverei. Ma la carrellata dei prossimi è abbastanza, insomma, abbastanza greve, perché qui si comincia con Leafmunk, che è, a mio giudizio, cioè palesemente un Leafeon, ma proprio veramente stracopiatissimo. Io ovviamente voglio sapere la vostra qua sotto nei commenti, nonché vi dico, per l'appunto, per chi sta guardando in presa diretta questo video, il 23 gennaio oggi alle ore 18 ci giochiamo in prime time proprio Palworld, perché mi sto allenando molto per Liverpool e ho bisogno un po' di staccare, e lo abbiamo messo in programmazione perché comunque ci piace, è un bel gioco, sembra essere divertente, però effettivamente le creature forse potevano farle in modo diverso e nessuno avrebbe detto niente. Fox Sparks. Anche questo, ragazzi, ripeto, difficile non fare una volpe che possa ricordare Ninetales o Vulpix, ok? Però se gli dai fuoco a questa volpe, che diavolo. Insomma, vedete un po' voi. Andiamo avanti, sono 108-110 creature, quindi cercherò di essere celere, magari soffermandoci di più su quelle un po' più interessanti. E qui, ragazzi, fuck, che sembra anche peraltro un fuck. Questo è un ducklet. Cioè, questo, ora vabbè, il becco, tutto quello che volete, però anche la armocromia, come direbbe Ellie, è chiaro, qui è quella, raga, nel senso, vabbè. Andiamo avanti, e qui, anche qui, io ci vedo su Sparkit. Ci vedo molto, chiaramente, di Pikachu con la coda a forma di fulmine, però non deve essere una coda a forma di fulmine a dire che è subito un Pikachu, quindi chiaramente possiamo parzialmente dire, vabbè, dai, c'è del nuovo con questo, è un po' Elekid, un po' Pikachu, vabbè, andiamo avanti. E questo, ragazzi, questo è palesemente 1-1 e ce ne saranno proprio... questo è Grookey, cioè, ragazzi, questo è colui che diventerà Rillaboom, cioè è proprio lo starter palese, proprio gli manca il bastoncino in mano, ma è lui. Cioè, qui Tanzi
è lui. Ditemi voi, io voglio sapere, sono curioso di sapere la vostra. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ruby. Questo è un mix fra un Ponita. Anche qui mi fai un quadrupede, me lo fai comunque tipo fuoco, no? A quattro zampe, così, cioè, vuoi non ricordare. Vabbè. Però anche questo lo salviamo parzialmente. Lo salviamo parzialmente. Qua abbiamo Penguillet, detto per gli amici Piplup, mi sembra veramente identico, perché puoi fare un pinguino e farmelo giallo e nessuno ti dice nulla, perché uno dice, oh, cazzo, ho fatto un pinguino, non è che siccome Pokémon hanno fatto un pinguino, però se mi fai un pinguino blu, così, con queste forme e proporzioni, questo è Piplup, raga, e questo chi è? E questo chi è? È Pinking, lui è il re, quell'altro era Napoleone, Empoleon. E dai. Va bene. Ora, però anche questo si discosta molto, da Empoleon. Diciamo come idea, come concept che vuoi dare al giocatore è quella lì. Sono Empoleon. L'hai chiamato anche Pinking. E quell'altro era Napoleon, Empoleon. Non un re. In realtà sì. Però ci siamo capiti. Va bene. Shaymin. Questo è Shaymin. Ragazzi, questo è palesemente. Qui hanno preso Shaymin e gli hanno fatto l'acqua ossigenata. Questo è Jolting, è elettrico, benissimo. Ma questo è palesemente Shaymin, il leggendario erba, insomma, di Pokémon. Che poi, peraltro, non ci si vergogna anche a cambiarlo proprio a ancora più simile a Shaymin, perché qui arriva il 12B, ossia il Joltog Christ. Vabbè, ok, vabbè, i nomi li sbaglierò tutti. Gumosa, questo c'ha il cappello di Sidot, palese, con le foglioline proprio uguale, e sotto c'è un Gulpin. Ripeto, i Pokémon sono più di 1000. È difficile fare creature che non abbiano elementi, magari anche di più Pokémon mashup. Però io penso che qui sarete d'accordo con me nel dire che, insomma, vedrete di 111, 65 sono plagioni palesi. Gumosa, noi siamo garantisti. Vabbè, c'è il cappello di Sidot, ma amen. Però, insomma, anche sotto gli occhini a dito, pulpi. Vabbè, andiamo avanti. Questo Vairi. Vabbè, dai, questa è una volpina. Sì, ditelo voi, io non lo dico. Molto simile Pokémon anche questo. Però vabbè, dai. Più che altro quelle zampine così e quel pelo sotto la testa ricordano molto Eevee. Ma vedrete, c'è un altro Pokémon che ricorda Eevee. Questo, ragazzi, è Onchcro. Questo è palesemente Onchcro. E questo proprio Ukrates, anche col nome. Ok, l'hanno proprio chiamato con H-O per ricordare, cioè è quello, perché poi Palworld in realtà io non lo sto criticando, cioè a me sta anche piacendo, però potevano fare delle creature tutte, cioè così non si tagliava la testa al toro, vabbè, che poi non deve essere una guerra, poi se sarà guerra sarà legale, ma non certo fra me e Palworld, casomai fra The Pokémon Company e Palworld. Questo è Onchcro. Questo è Onchcro e questo, ragazzi, questo è l'elefantino che poi si evolve in Copperajah, e ora non mi viene il nome, però è palesemente lui, proprio uguale, secondo me. Vabbè, Tifant, andiamo avanti. Dopo Tifant abbiamo Depresso, lo posso capire. Questo, vabbè, non assomiglia a niente di Poma, assomiglia a me lunedì mattina. E poi, ragazzi, Eevee. Cremis, Eevee, questo è Eevee, cioè proprio questo è Eevee che non è andato a farsi il pelo, ma è Eevee, ragazzi, cioè ora, vabbè. Questo meraviglioso D-Dream l'abbiamo preso peraltro nell'ultima live, peraltro ritrovate le prime due live che abbiamo fatto su Palworld, non solo nel VOD su Twitch ma anche sul canale di Ricaramenti, Francesco Guardini live, e oggi lo riporteremo live. Questo, raga, anche questo è, cioè, sembra un po' marciato come colorazione, un po' mi ricordo un altro Pokémon che ora non mi viene a mente il nome, però la mia memoria dice che anche questo è bello. Non mi viene a mente, ragazzi, non mi viene a mente. A voi verrà a mente, fatemelo sapere nei commenti. Se vedete, il 19 dei Dream è Pardo e io dirò, ok, avete ragione. Qui abbiamo un Zigzagoon un po' più rinoscentesco, però vabbè, come colorazione riprende Zigzagoon. Per il resto,
È in cinghiale, vabbè, ok, va bene, anche questo, garantisti, va bene, va bene, va bene così. Poi abbiamo Nox, una simil evolution, ci hanno pigiato molto. Ecco, secondo me questo è uno degli aspetti sul quale vorrei mettere anche analiticamente l'attenzione. Ci hanno pigiato molto sui Pokémon simil evolution, anche che non richiamano palesemente, come hanno fatto con Leafeon, come hanno fatto con Eevee stesso, perché sono i Pokémon che più piacciono. Ecco perché io ti dico, è un'operazione questa che secondo me un po' male odora da questo punto di vista per il design di questi PAL, perché hanno voluto, secondo me, sfruttare il mondo Pokémon quando non ce n'era bisogno. Ma ripeto, mi sto divertendo su Palworld, però è un po' sgradevole, secondo me, da questo punto di vista. Foodier, ma vabbè, sì, può ricordare qualche Pokémon per morfologia, però lo metto fra quelli che comunque hanno una loro identità. Andiamo avanti, Killamari, questo peraltro svolazza, è un po' Inkai, anche questo però sono garantista e dico che se mi fai chiaramente un simil calamaro e Inkai sembra molto una seppia un calamaro, allora è difficile discostarsi, è vero, va bene, ok, andiamo avanti. Raga, quando vi avevo detto le simil evolution non poteva mancare uno dei più piaciuti. Umbreon, Mau, eccolo qua, Mau, ciao Mau, Mauro qui, un po' Liepard, un po' Umbreon, un po' nessuno dei due, anche qui, privilegio del dubbio. E poi viene fatta anche l'altra versione, ok, Mau Crist, che è la versione 24B, con l'altra colorazione, un po' che, vedete, scimmiotta un po' l'Umbreon Espeon. È questo che mi garba poco. Celerei, Mantyke. Mantyke, Mantine, più Mantyke ovviamente per linea. Palese, proprio. Palese. Licanroc, Dreadhole, Licanroc. Questo è Licanroc, ragazzi. Cioè, proprio... non ci sono neanche sforzati di scostarsi. Ma vedrete che i veri plagioni arriveranno. Eccone un altro. Ecco un altro, lo sguardo vacuo di questo Toco Toco, che è molto tocco, più che Toco Toco, guardando negli occhi, raga, questo c'era bisogno di fare un piccione con la stessa art di un Oxatu, palese, uguale, identico, andiamo avanti, eccone un altro, Floppy, anche questo... Questo è Tinkaton, ragazzi. Cioè, hanno copiato anche quelli nuovi. Non ha il martello in mano, ma è palesemente Tinkaton per colorazione e proprio anche per morfologia del capo. Poi abbiamo Mozzarina. E questo invece in realtà è molto bellino perché, vabbè, non riprende Miltank. Ora non è che se fa una mucca è Miltank. Ripeto, garantista, i Pokémon sono più di 1000. Bellino il nome, no? Che arriva da Mozzarella. Qui, vabbè, alla sua identità. Miltank è diverso, onestamente diverso. E qui... Bristia, ok, stai calma. Allora, come colorazione ci vedo Scovillain, ma non ha niente a che vedere con Scovillain. Questo sì, vabbè, è un po' a sé stante. Sì, ci puoi vedere dei Pokémon, ripeto, sono più di 1000, però va bene, questo brilla di luce propria. Così come forse anche questo, anche Goblin, dai, sì, lo salverei anche lui. Una testa un po' sciarpidica, però vabbè, ora non è che se ti metti una cresta sei uno sciarpido, lo salvo anche nella sua versione alternativa. Poi magari qualcosa mi sfugge in realtà e siete voi a ricordarvelo nei commenti, eh? Questo è Goblin Ignis, la versione fuoco. Anche qui, se ci pensate, però abbiamo Goblin Ignis, cosa hanno fatto? Hanno fatto le forme Galar, le forme Isui, le forme regionali, il Vulpix che è da fuoco e ice, hanno copiato anche questa cosa qua. Va bene. Hang you. Ok, sappende, hang to hang. Sì, forse un po', non lo so, questi braccioni lo tolgono un po' da ogni dubbio, non mi sembra plagio di Chaimeko senza braccia. Ci si avvicina molto, però va bene, andiamo avanti. Questo è Mew Crist, no? La forma regionale, la forma alternativa, anche lì. Anche questo lasciamo perdere. Poi,
qui, Mossanda. Mossanda a me insomma è un po' un po' evoluzione di Gruchi, un po' ci siamo, probabilmente. Vabbè, però anche lì andiamo avanti. Forma alternativa, molto, oddio, chi è che mi ricorda lui? Vabbè, no, Nelecta, vai, vedete, c'è proprio palese 1-1. Poi andiamo avanti. Vulpop, questo è un Alcremì messo addosso a Marip, però va bene, ok, va bene, va bene. Questo è il Gogot, Capriti, cioè poi vedi, mi fai la capra, la fai erba, fammi la capra fuoco, che non c'è, si toglie, ogni dubbio. Questo è Fluffy, palesemente. Se, un proprio, se fate lo zoom al di là di Fluffy e Chataki il sabato sera, Melpaka, e fate uno zoom su il volto, sul muso di questa bestia, e dite, ah cazzo, questo è Fluffy. E raga, qui, vabbè, l'abbiamo anche catturato in live, lui, Ekitardir, va bene? Cervone, molto Xerneas, molto Sosbuck. Andiamo avanti con la sua forma alternativa, vabbè, che cambia di colorazione tipo terra. E poi abbiamo un Zefant qui, io qui ce lo vedo molto, questo proprio ce lo vedo, Nightwing, scusate, ho visto una Z che non c'è, Nightwing, vabbè, questo è un Zefant, questo è proprio, mi sembra abbastanza lui. Poi andiamo avanti, un altro Eevee-like, Ribanni, coniglietto, vabbè, qui non abbiamo un fiocchettino, non mi ricorda niente di particolare, lo salviamo. E raga, qui Incinerarm, allora, a parte il nome, che però anche lì Incinerarm, lasciamo fare, non ricorda Incineroar, però questo è un mix fra Houndoom, Zoroark, molto Zoroark. Vabbè, poi con anche sua versione alternativa, perché? Perché Zoroark è uno dei Pokémon che più piacciono al pubblico, se ne fa due. Lo vedete, c'è questa scientificità fra un Cinnamon, che peraltro sa di Butterfree, ma vabbè, anche lì non è che se mi fai una creatura con le ali da farfalla è plagio, è molto diverso. È anche un po' Frosmoth, a mio giudizio, ci vedo del Frosmoth. Dumud, qui tipo terra, stessa morfologia del Cloudsire, a mio giudizio. Ma andiamo avanti, perché sono tanti, ragazzi. Cannito, questo è un nonchcro becchino, ci garba, eh? Questo, vabbè, non plagia nessun Pokémon, onestamente, perché questo non c'è questa... questa morfologia qua dell'untore medievale, bellino, va bene. Poi qua abbiamo Lizzypunk, e questo, ragazzi, io non riesco a discostarlo mentalmente da un Toxtricity, devo essere onesto. Anche la sua forma Ignis, la sua forma fuoco. Poi andiamo avanti con un altro Pokémon, io li chiamo Eevee-like, Loopmoon, anche qui molto Zoroarchesco, ok, molto Zoroarchesco. Poi andiamo avanti, Galeclaw, questo vabbè è un uccello, è un falco, come potrebbe essere un Pidgeot, non mi sento di tacciare di plagio, è un falco, va bene. E qui, ragazzi, ditemi che lui non è Decidueye per colorazione, tipologia e soprattutto mantello di quel colore lì, capelli fatti a mo' di freccia di quel colore lì, ditemelo e io vi sputo un occhio. Con poi anche la sua forma terra. Ma vedete, Decidueye ne hanno copiato anche un altro, c'è Lisuian, uguale. Ma andiamo avanti, Gorirat, anche questo... Ricorda, è un po' Luxray, questo di testa è Luxray con un'altra colorazione. Poi qui Bigard, un po' Vespiquen, un po' tanto Vespiquen, come voglia di voler proporre la regina delle api. Però anche lì l'ape regina è un concetto a sé stante che si trova in natura, quindi va bene. Si poteva fare un po' di meglio per discostarsi, però va bene. Eccolo qui, Eliza B. Elizabeth, la regina, B, bellino, però anche vedi, no? La regina, Vespiquen,
Elisa B. Vabbè. Ragazzi, questo è Berserker. Green Tail, questi sono gli occhi di Berserker, la stessa bocca di Berserker, cioè proprio palese. Andiamo avanti con Sui e Sweppa. Qui peraltro il nome suo, Sweppa, è molto simile, no? Va bene. È proprio uguale anche quasi nel nome. E poi Chillet. Chillet è un lemure, è un linun, va bene, però è azzurro, quindi lo salviamo, nel senso non hanno quantomeno copiato la colorazione. Qui mi sapete dire che questo non è un ibrido Univolt fra un Manetric per colorazione, ragazzi, è un Zebstrika, cioè però Manetric, questo è Manetric, palese, proprio anche per colorazione, cioè anche il palese con il quale hanno fatto questo è veramente allucinante. E qui Fox Icicle, e questo ci vuole ricordare Glaceon, con peraltro esattamente i due ciuffi che partono dalle orecchie, con stessa colorazione, stesso tipo Glaceon. Glaceon non poteva mancare, uno dei Pokémon che più piacciono al pubblico in quanto evolution. E poi ancora Pyrin. Questo forse brilla di luce propria. Ecco, sì, può sembrare un Rapidash, può sembrare un Pyroar, però vabbè, anche il suffisso Pi ci sta, perché comunque sta per Pyro, non è copyright Pokémon la lingua anglosassone. Va bene, con la sua forma peraltro Noct, la forma notte. Poi andiamo avanti, Rindrix. Va bene, un altro simil Glaceon più cervico, ok, ci si pigia, io ve l'avevo detto subito senza averli visti tutti in maniera approfondita, sono in blind, che avrebbero pigiato secondo me tanto l'avevo capito dai primi 20 che avrebbero pigiato tanto sulle evolution, infatti eccoci qua. Poi ancora, questo è una coda che ricorda molto un Raichu, però poi per morfologia, Rayhound, cane raggio, un po' Luxray nel concept, però vabbè, diciamo che un cane che ha poteri elettrici lo possiamo salvare. Con poi Kitsum, anche questo, un altro cane molto bellino questo, in realtà, che non mi ricorda particolarmente così su due piedi nessun Pokémon, va bene, lo salviamo. E qui ragazzi, Dazzy, Tornadus Baby con una colorazione da Houndstone, palese, proprio palese, una creatura che levita su una nuvoletta, vabbè, qui ragazzi, qui secondo me Lunaris ci ricorda molto tante cose, ci ricorda molto Zarena, ci ricorda molto... Ditemelo voi qua sotto cosa mi ricorda, ma il prossimo è veramente palese. Qua abbiamo Dainossum, che è praticamente un Meganium con il cappello di Lilligant. Questo è proprio... Anche nella sua forma alternativa non si sono sforzati troppo. Peraltro qui erba drago. Va bene. Qua... signori miei, Sarfent, questa qui c'è un concept peraltro con quella puntina rossa che ricorda moltissimo Dragapult, onestamente difficile non ricordare la linea evolutiva di Dragapult con la sua forma alternativa. Poi abbiamo Marat, ciao Marat, questo vabbè, con un capino che in realtà non copia Pokémon ma copia gli angeli di Neo Genesis Evangelion, ci piace, va bene anche quello. E poi Digtoys, con un nome che ricorda molto Blastoise e stranamente ha una corazza che ovviamente viene dal suffisso anglosassone, Tartle, va bene, questo è Dreadno con un nome che ricorda Blastoise. Poi abbiamo il wannabe Gliscor, questo proprio palesemente, Tombat, il bat, il pipistrello draculesco, eccolo qua, Gliscor.
poi abbiamo Lovander che ci ricorda Lopanni, anche proprio nel lo iniziale del suffisso. Questo quantomeno a me ammuzzo. Io ve li dico come mi vengono in testa, così proprio in presa diretta, blind, sarà un video con zero tagli. Dopodiché abbiamo Flambel che ci ricorda molto la Prevo con la candela in testa di Houndstorm, quantomeno a me lo fa, però una colorazione diversa, va bene, anche qui garantisti. Andiamo avanti con Van Wyrm, questo vabbè è un drago, un po' Noivern, però ripeto, anche lì draghi Pokémon ne ha fatti di tutte le maniere, esuli, cicciuti, paffuti che volano, che stanno a terra, quindi qui... onestamente ci sta, è una delle poche a mio giudizio creature che non riesco a identificare bene in qualcosa. Ancora con il Vinyl forma Crist, più o meno lo stesso, quindi ok. E qui ragazzi miei, ora ditemi un po' voi se Bushi e questo non è Decidueye Hisuian, cioè proprio di una palesità allucinante. Bello, bello, non vedo l'ora di trovarlo in Palworld, gioco che peraltro, come ho detto, dopo essermi piaciuto poco la prima live, la seconda mi è piaciuta molto, tant'è che io non vedo l'ora anche di rigiocarmelo, però insomma, questa è una copia, palese, palese. E qui, Kilowattrel, Brecon, l'uccello elettrico, questo proprio ricorda moltissimo Kilowattrel, a mio giudizio, la creatura numero 73. Ma andiamo avanti con Ragnahawk, che palesemente un uccello di fuoco, quindi non è che lo possiamo subito andare ad associare a Moltres, però per forma delle ali e anche linea abbastanza appuntita, se guardo l'ala mi viene a mente Zapdos, diciamo che è un ibrido Zapdos-Moltres, quindi insomma gli uccelli leggendari loro li hanno ben presenti come sono fatti. Ma andiamo avanti, perché qui abbiamo un altro Catres, un altro Wannabeavy, questo è un Espeon con il cappello di Miss Magius, sempre con questa area oscura molto ghost che appunto richiama il Miss Magius anche proprio per colorazione. Poi abbiamo Wixen, che per nome Wixen anche proprio ricorda moltissimo, no? Lo starter, la terza evoluzione starter di tipo fuoco, che adesso non ricordo il nome perché fa cagare competitivo, però è quella lì, no? Cioè il mago fuoco col cappello proprio uguale, veramente palesemente. E qui ragazzi questo andiamo di starter in starter, questo me lo ricordo molto bene. E questo è Cinderace, questo è palesemente uguale Cinderace, cambia nella sua cromaticità, invece che essere fuoco rosso e verde, ma è lui. Andiamo avanti, Verlet numero 78, qui vabbè è un bozzolo un po' metapodico, però questo onestamente, ripeto, esistono in natura, quindi ci sta assolutamente, assolutamente. Anche qui abbiamo molto di un Frosmoth, a mio giudizio, questo ha proprio a muzzo Silbe, Silbelix, mi ricorda molto Frosmoth. Andiamo avanti, perché anche i wannabe Dragonite non possono mancare, e quindi Elfidran, però vabbè, ora Dragonite, un po' Dragonite ce lo vedo, con quel buzzone colorato diverso, però vabbè, non ha molti elementi in compartecipazione. Questo è un Dragonair, cioè ce li vedo, no? Come linea evolutiva, un po' evolutiva, questo molto più simile a Dragonair, con anche poi la sua forma Ignis. Vabbè, andiamo avanti con Azurobe, questo insomma un po' a sé stante, onestamente non mi ricorda particolarmente nessun Pokémon, un po' Serperior, però ripeto, non è che c'è un plagio proprio diretto. Cryolynx, questo mi ricorda un po' Drapion, però poco, ecco, onestamente anche questo secondo me lo possiamo salvare, peraltro anche molto figo, mi piace, questi braccioni incredibili. Qui Blades Howl, qui insomma, questo ricorda molto Solgaleo, ecco, devo essere onesto, ricorda molto Solgaleo, no? Però andiamo avanti con la sua forma poi anche alternativa.
Questo Relaxaurus, questo mi ricorda moltissimo Aurorus, peraltro anche proprio nel nome chiaro, sia Aurorus che Relaxaurus hanno il suffisso rus che viene dato ai dinosauri, e va bene, ok, con anche poi la sua forma che ha messo le dita nella presa, l'Relaxaurus Lux. Broncherry, questo molto simile a Meganium, proprio questo mi sembra veramente proprio un Meganium palese, lui e famiglia, con un altro Pokémon che ci ricorda anche i vari Lilligant, Bellossom, questo è proprio Bellossom secondo me. Poi abbiamo Reptairo, che mi ricorda molto Lyron, per anche proprio morfologia e posizione, con anche un bel prendere dalle forme evolutive dei vari Carbink, lui con la sua forma poi Ice, quindi ancora questa voglia di voler un po' scimmiottare le forme regionali. Kingpaka, va bene. Questo in realtà non mi ricorda niente di... Un po' mi ricorda, oddio il nome, gatto di quinta generazione, perché ci abbiamo anche fatto un video, mamma mia, nome non mi viene, perché se non sono giocato in competitivo i nomi mi sfuggono alle volte, mi dovrei concentrare, ma in questo flow chiaramente, che non voglio interrompere perché voglio che sia una presa diretta, è difficile farselo venire a mente. Però ci siamo capiti, scrivetemeli tutti nei commenti, però insomma anche questo lo salverei dall'operazione plagio con la sua forma Ice, e qui ragazzi secondo me l'operazione plagio invece viene ripresa proprio a due mani con un Great Tusk, quindi cioè hanno proprio anche copiato gli ultimi di Scarlatto e Violetto, questo è un Donphan ma soprattutto è Great Tusk, lui e la sua forma poi alternativa che è difficile non ricordare Mamoswine, perché me le fai anche poi peraltro uno uguale Ice e quindi diventa molto 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 difficile. Vumpo, questo mi ricorda Snover, mi ricorda Abomasno, però vabbè, ok, con le due forme. Questo mi ricorda molto Aggron, Warsect, però è più un Heracross, questo è un mix Heracross Aggron, però anche qui ripeto i Pokémon sono tanti e quindi ci può stare riprendere, quindi non vedo proprio un plagio diretto come abbiamo avuto palesemente, no? Precedentemente, o come abbiamo questo, cioè non capisco come non possa essere portato in tribunale. Questo è Cobalion 1-1, ma proprio anche per colorazione e proprio veramente pantone dei colori, molto bello, ma perché infatti a me piace anche Cobalion. Fanglop, questo proprio uguale con le stesse corna. Quivern, questo drago che sì, un po' riconducibile magari a uno Zekrom, Reshiram, perché è bianco, però vabbè, onestamente non ci vedo molto altro. Anche qua Blazamuth, non ci vedo, chiaro, se mi vuoi fare un po' come tipo fuoco, le colorazioni più o meno sono quelle, non ci vedo niente di particolare, ecco, magari mi sfugge, ragazzi. Helzefir, anche qui un altro uccello che non mi ricorda particolarmente nessun Pokémon uccello creato fino adesso. Con qui invece, cari ragazzi, abbiamo parlato di Zekrom, e io qui Zekrom con le colorazioni di Moltres Galar, cioè questo di petto. Zekrom è un pochino più esile, vero, questo è più un Aggron, Zekrom e Moltres Galar. Mettiamoci anche due pietruzze di Dianzi e viene fuori questo pomo. Bellissimo, per l'amor del cielo, però, ragazzi. Questo invece è Mena Sting, uno scorpione, brilla secondo me di luce propria. Bello, figo, però non vedo insomma nessun Pokémon. Insomma, sì, chiaro, uno scorpione, ma insomma ci sono tanti scorpioni. E qui, ragazzi, Anubis, anche questo, è Lucario. Quantomeno qui hanno avuto la decenza di dargli un connotato egizio, chiamandolo Anubis, il volto, le orecchie è Lucario, però quantomeno hanno provato a vestirlo in modo diverso. Ecco, apprezziamo lo sforzo, questo è un Digimon. Jormungandr,
Tide, perché poi io non sono espertissimo di Digimon, secondo me ci sono un botto e sono veramente copiati da Digimon. Io qui la mia mente ha detto subito, questo è un Digimon. Ma perché ha detto questo è un Digimon? Non lo so, ditemelo voi nei commenti, c'è un Digimon simile a questo? Vabbè, comunque questo mi ricorda un po' Gyarados, onestamente, però anche no, dai, anche no. Nella sua forma rossa anche qua si salva. Anche questo, ragazzi, Suzaku io onestamente... chi ci ricorda Suzaku? L'ho già rivisto. Anche questo mi ricorda un po', ma non mi viene a mente chi. Però Suzaku e Suzaku acqua. Però ragazzi, il vero Flagio, cioè lui è Electavire. Lui, vabbè, simbolo di Palward, Electavire, palese proprio, secondo me, in maniera proprio spudorata. Va bene, ci piace, eh? Ci piace, ci piace, ci piace. Poi qui ancora abbiamo Lilligant proprio palese, proprio in una maniera... Non ci nascondiamo, eh? Life in, cazzo, Lilligant. Con ancora un Pokémon che è molto simile all'Unzefant, Faleris, che avevamo visto precedentemente, anche questo... Però vabbè, ripeto, sui piccioni è molto anche facile talvolta andare a plagiare, perché li metti duali e è molto simile. Anche questo onestamente non mi ricorda particolarmente niente. Sì, ci sono elementi elettrici un po' con il nero alla Yozekrom, però va bene, ci sta onestamente. Poi Shadowbeak per concludere, che quella coda urla un po' vendetta all'Arceus maniera, molto zero. Hanno fatto 3-4 Pokémon, paiono zero, vabbè, uno proprio palese, però vabbè. E questo è quanto, perché alla fine poi anche Paladius e Necromus, secondo me sì, Necromus sono, vabbè, sono cavalieri, non mi sembra abbiano plagiato chissà cosa. Insomma, gli ultimi, questi sì me li ricordo che li ho visti, non mi ricordano. Luisuicune, stavo dicendo una cavolata, Frostalion, questo è Suicune, questo è proprio Suicune nel video, un Suicune con le ali, va bene, hanno messo le ali a Suicune. Ancora un altro wannabe Dragapult Jet Dragon con palesi elementi di Iron Moth, e poi alla fine si ritorna al Voulu e rifà Pasqua di domenica. Signori, io voglio sapere cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti. Ripeto, perché gioco poi peraltro non è per niente... Cioè, è affine a Pokémon perché hanno copiato i Pokémon. Se non avessero copiato molti Pokémon nel design, penso si possa dire in maniera serena e tranquilla, al netto del, come detto, l'essere garantisti, il fatto che Pokémon sono mille, che prendono elementi della natura e che quindi è anche difficile, no, discostarsi, però alcune proprio sono proprio voglia di volersi aggrappare al treno della celebrità di Pokémon per cercare di avere successo e di far parlare di sé. Secondo me c'è molto marketing in questo, però ecco, a parte questo, poi come gioco un Pokémon non c'ha niente a che vedere. Comunque molto poco a che vedere, se non a fatto che poi le robe si catturano con delle sfere, ma vabbè, anche lì ci sta, mi sta anche piacendo. Però diciamo, questa operazione dei Pokémon, dei PAL, ecco, vedi, viene a chiamarli Pokémon, che sono simili, è un'operazione evidentemente vincente, perché è proposta al pubblico come il Pokémon con il fucile, ecco, che noi peraltro ci andiamo a giocare anche oggi. Io vi invito a seguirci, se vi siete persi la prima e la seconda puntata andate a vedere su Francesco Padini Live. Io vi mando un bacione, ma voi vi iscrivete a questo canale. Io voglio sapere qua sotto cosa ne pensate.